faccine uomo, ma c'è quelle donne che ha detto no, quelle donne non si vedono. Buongiorno, buongiorno a tutti. A voi mattinieri che siete già qui, dopo aver finito ieri sera sul tardi e oggi siete già qua pronti. Ben arrivati. E il buongiorno lo diamo in particolare al professor Marco Aimen. E per me è veramente un piacere, un onore poter stare qui questa mattina al suo fianco, un uomo che ho proprio sperimentato l'amore grande che ha per i giovani. Abbiamo appena incontrato due ragazze e proprio un grande professore. Ed è bello. Il professor Aime insegna antropologia culturale all'Università di Genova. Ha condotto diverse ricerche sulle Alpi, in particolare sull'Africa, il Benin, il Burkina Faso, il Mali. Giornalista, fotografo, ha collaborato con diverse testate e ha pubblicato favole per ragazzi, la narrativa per i giovani e per i ragazzi. L'antropologo Aime ci parla della polis, la polis del XXI secolo, dove relazioni e rituali che sono stati depositari di una memoria condivisa per tanto tempo, ora stanno avendo un cambiamento, sentono l'influenza di quello che è una comunicazione differente, una comunicazione che passa molto spesso sulla rete, su quelle che sono le comunità virtuali. Ed è proprio sulla parola comunità, quella che conosciamo, che ci arriva da lontano, quella che adesso è la community di internet, quella che adesso è scandita da dei ritmi, da delle velocità che una comunità umana non sempre riesce a riconoscere. Ecco, su questo ci chiediamo quale la qualità delle conversazioni. Noi stiamo cercando di parlare di dialogo attraverso le parole e anche attraversando le parole. Ecco, come le community di internet ci aiutano a dialogare. E l'antropologo, che è l'osservatore per eccellenza, colui che guarda, che cerca di comprendere, che accoglie qualche segno, siamo qui ad ascoltarlo per comprendere che cosa ci dirà. E quindi siamo qua. Buona. Grazie. Bene, grazie. Buongiorno a tutti, grazie per essere qui numerosi, soprattutto sotto il sole, quindi questo. E un grazie agli amici del Festival Francescano per avermi invitato, una cosa che mi ha fatto molto piacere. Inizio con un'immagine che io mi sono immaginato proprio, ecco, un bambino che amava sedersi sulla sponda di un fiume e soprattutto dopo i temporali guardare quel bell'arcobaleno che andava da una sponda all'altra, che si rifletteva nel sole, una sorta di nastro di pioggia e colori, quasi una seta lunga e sottile, che però aveva vita breve. Questo bambino chiudeva gli occhi sperando che questo arcobaleno non svanisse col primo sole, no? E gli piaceva guardarlo specchiato nell'acqua del fiume, che è un fiume che divideva due mondi, due comunità. Siamo nel 1566, questo bambino diventa grande e diventa un architetto e l'allora si chiamava, ve lo dico anche, Mimar Ayurad-Din, e su ordine del sultano Solimano ebbe l'incarico di costruire un ponte su quel fiume. Ecco, me l'immagino che lui abbia visto concretizzare la sua immagine dell'arcobaleno in un arcobaleno che non sparisse. E questo ponte era stato voluto per unire due comunità che stavano sulle due sponde del fiume,
una abitata da cristiani, l'altra da musulmani. Quel ponte lo conoscete tutti, è Mostar. Mostar è una parola che vuol dire ponte. E quel ponte è stato per secoli il simbolo di che cosa vuol dire costruire una comunità, cioè creare un legame, unire delle persone che a volte si pensano diverse, ma che riescono comunque a comunicare. Perché una qualunque comunità nasce soprattutto da un'idea. Non è vero che basta avere, bisogna avere un territorio condiviso. Io vengo da un paesino delle Alpi, piccolissimo, quando c'era tanta gente, c'erano 1000 persone, erano divisi in due, metà pastori, metà contadini, si detestavano come Tutsi e Hutu tra di loro. Quindi non basta condividere un territorio per creare una comunità, bisogna pensare, immaginare di essere una comunità. Comunità però è una parola trappola, perché ne abbiamo parlato, l'abbiamo citato, tutti ci capiamo quando parliamo di comunità. Comunità ci dà anche un po' l'idea di un luogo caldo, un po' intimo, in cui ci si riconosce, un'immagine un po' d'albero degli zoccoli. Però è, cioè, una parola trappola, perché poi quando andiamo a vedere davvero che cos'è, ci scappa un po' da tutte le parti, un po' come la coperta corta, c'è sempre un pezzo che non rientra, no? E quindi che cos'è davvero la comunità? Tenendo conto che mai si è parlato così tanto di comunità da quando cominciamo a avere la sensazione di averla persa. Un po' come l'aria, no? Che sentiamo, capiamo l'importanza quando ci viene a mancare. Ecco, anche la comunità ci sembra più importante proprio perché sentiamo forse di non avercela più. Beh, intanto possiamo cominciare a dire che la comunità è un meccanismo di integrazione più che un'entità a sé. È un luogo, ma non un luogo fisico necessariamente, in cui tutti impariamo a essere sociali, cioè a stare con gli altri, a non essere individui, ma essere parte di un gruppo. E la comunità è anche un punto di riferimento, è quell'entità oltre la quale non ci riconosciamo più, potremmo dire dove viene costruito il noi, no? Abbiamo forse bisogno di comunità? Cesare Pavese, nel suo romanzo forse più bello, La luna e i falò, scrive: un paese ci vuole, non fosse altro che per il gusto di andarsene via. Un paese vuol dire non essere mai soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c'è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei resta ad aspettarti. Ecco, credo sia una delle forse definizioni più belle, senza volerlo. E però questa idea di comunità non sempre viene tracciata, il confine della comunità, su una linea di reale differenza, ma viene costruita sull'idea che noi ci facciamo della diversità dell'altro. Ci pensiamo in un modo e pensiamo che gli altri siano diversi. Guardate, questo è un meccanismo universale. Tutti gli etnonimi, i nomi che le popolazioni si autoattribuiscono, Inuit, Zulu, Bantu, Cherokee, significano i migliori, gli uomini, i guerrieri, i più coraggiosi, no? Mai nessuno si è chiamato il più debole, lo sfigato, qualche cosa. Cioè, ci si attribuisce sempre una certa superiorità o addirittura una certa umanità. Noi siamo gli uomini, gli altri no, o lo sono meno in questo senso. Ecco, quindi possiamo cominciare a pensare che una comunità parte, inizia soprattutto e continua e sopravvive, lo vedremo, sul piano simbolico. Per essere una comunità dobbiamo pensare di essere una comunità e crearci dei simboli comuni che passano poi attraverso dei gesti quotidiani, ecco, ma soprattutto si fonda sul riconoscimento dell'altro come qualcuno che fa parte della tua comunità. Perché, dicevo, non si parla tanto di comunità proprio nel momento in cui cominciamo a vedercela sfuggire tra le dita? Perché col passare del tempo qualcosa è cambiato. Per esempio, sono cambiate anche le dimensioni dei nostri centri abitati. Se noi pensiamo fino ancora un paio di secoli fa, la maggior parte delle città era
visibile, da un punto in alto potevi vederne la fine. Erano abbastanza contenute, erano spazi in cui ci si trovava. L'aumento, la moltiplicazione degli spazi della città industriale e anche la frammentazione degli spazi ha portato a rendere più difficili questi legami. È più difficile avere quel faccia a faccia che fa sì che ci si riconosca. Qualche anno fa mi è capitato di fare un pomeriggio intero con un amico di Venezia, passeggiando, e a un certo punto io mi stupivo da quante persone lui salutasse. Infatti ho detto, ma qui vi conoscete tutti. E lui mi ha detto una cosa interessante, dice, no, però a Venezia si va tutti a piedi e ci si vede in faccia. Io non so magari chi è, ma so che è di Venezia e lo saluta, e lui saluta me. Ecco, non è detto che io debba conoscere tutti, ma riconoscerti. Oggi ci spostiamo sempre più in automobile, con altri mezzi, è sempre più difficile vedersi in faccia. L'estensione della popolazione degli spazi ci rende anche più difficile il riconoscersi. Allo stesso tempo anche il modello lavorativo industriale ha frammentato gli spazi e il tempo, separando il tempo dello spazio e il tempo del lavoro dallo spazio e il tempo della vita liberata dal tempo del lavoro, no? Dalla casa, dell'abitazione, del domestico, no? A questo dobbiamo anche aggiungere la rapidità del movimento. C'è stato un incremento di velocità, di rapidità, di tutto. Noi siamo nell'epoca dell'accelerazione. La rapidità non è certo amica della riflessione, non è certo amica della quella lentezza che ci permette l'incontro o lo sviluppo dell'incontro. Il nostro cervello è ancora neolitico, non è adatto, ancora adattato, magari fa 15.000 anni lo sarà, per adesso accontentiamoci, siamo neolitici, quindi siamo ancora, reggiamo certi ritmi e altri non reggiamo. E quindi lo spazio viene consumato in fretta. Molto spesso i nostri spostamenti, lo vediamo anche oggi, sono tra un punto e l'altro e in mezzo non c'è nulla, tra il già e il non ancora, non c'è niente, cioè, vado da qua a qua e in mezzo è come non ci fosse più nulla, no? E questa accelerazione non solo, ecco, ha bruciato lo spazio, oggi lo spazio è sempre minore. Io da Torino per venire a Bologna ci ho messo poco più di 2 ore, una volta ci mettevo 4 e mezza, quindi in qualche modo è stato bruciato lo spazio. È anche vero che a quella velocità uno non è che vede molto il paesaggio, ecco, finisce che poi lo ignora, ecco, quindi cosa c'è in mezzo è sempre meno noto. E anche il tempo ha subito un'accelerazione impressionante. Oggi tutte le nostre esistenze sono più veloci. C'è sempre stata un'accelerazione, potremmo dire che forse la prima accelerazione c'è stata da quando abbiamo inventato la ruota, o da quando abbiamo iniziato ad andare a cavallo, già si andava più in fretta che a piedi, ma un'accelerazione così grande, così importante e soprattutto avvenuta in tempi così rapidi come quella che c'è stata negli ultimi decenni non è mai avvenuta prima nella storia. Oggi siamo bombardati da un flusso incredibile di informazioni. Continuamente riceviamo informazioni, immagini, messaggi, notizie, e tutto avviene con una rapidità che prima non conoscevamo e che spesso ci mette in crisi proprio per questa ancora nostra non capacità di elaborare queste informazioni. Il nostro cervello ha bisogno anche di lasciar sedimentare le cose, perché poi entrino a far parte anche di una memoria più o meno condivisa. Invece oggi appena riceviamo un'informazione, subito quasi ne segue un'altra, e quell'altra ecco che svanisce. Lo vediamo tutti i giorni.
faccio sempre un esempio, parlando di immagini. Oggi siamo una società in cui si producono immagini una quantità industriale, anche da quando poi gli smartphone hanno la possibilità di fare le foto, tutti fanno immagini e le mandano a tutti, in questo delirio, no? Quando nel 61 venne costruito il muro di Berlino, uno dei più grandi fotografi del Novecento, Henri Cartier-Bresson, fece una foto che probabilmente molti di voi hanno visto, diventata storica. Si vede sullo sfondo, si vedono i muratori che stanno erigendo il muro. Due signori da questa parte salgono su un parapetto per guardare ancora una volta al di là del muro. Loro sono fotografati di spalle e, come dire, guardano ancora una volta quella strada su cui fino a pochi giorni prima potevano andare, probabilmente di là avevano amici e parenti, e che poi fino all'89 sarà chiusa. Questa foto, dal momento in cui è stata scattata e il momento in cui è stata poi pubblicata, sono passati 6 mesi. È arrivata 6 mesi dopo su Life. Però è una foto che ci racconta, anche in modo drammatico e commovente, c'è tutto in quella foto, e molti quella foto se la ricordano, come ci ricordiamo di altre foto, il miliziano di Robert Capa nella guerra di Spagna o altre cose. C'è stato tanto tempo tra la foto e la visualizzazione, e questa foto rimane. Arriviamo al novembre dell'89, crolla il muro di Berlino. Ci sono 5.200 fotografi accreditati. Chi si ricorda una foto del muro di Berlino? Della caduta? La foto che era emblematica. Non perché i fotografi non fossero bravi, Cartier-Bresson e Cartier-Bresson, ma fotografi bravi ce ne sono tanti. E che quelle immagini sono state tante e così veloci che ce le siamo dimenticate tutte. Non hanno avuto il tempo di sedimentarsi nella nostra memoria. Provate a fare l'esperimento di guardare l'home page di un qualunque quotidiano. L'immagine centrale non dura più di 2 ore, ma 2 ore è già un tempo lungo, a volte ogni ora cambia. Ecco, questa è anche l'accelerazione. Il consumo eccessivo di informazioni. Ho parlato delle immagini per fare un esempio. E questo che cosa causa? Causa un'estrema dilatazione del presente. Noi oggi viviamo sempre di più nel presente, abbiamo sempre meno coscienza del passato e ancora di meno del futuro. Perché? Perché questo flusso continuo di messaggi che ci arrivano fa sì che il presente si sposti, ma rimanga sempre un presente. Il passato, perché esista, deve essere archiviato, elaborato, archiviato e memorizzato. Noi la memoria la dobbiamo costruire. Vi leggo 2 versi di Jorge Luis Borges, da L'elogio dell'ombra. Noi siamo la nostra memoria, noi siamo questo museo, chimerico di forme incostanti, questo mucchio di specchi rotti. Ecco, noi siamo la memoria. Ecco, quando noi parliamo di costruire una comunità, in fondo la costruiamo su un'idea di memoria che dobbiamo avere. E purtroppo questa memoria viene in qualche modo fagocitata dal continuo cambiamento che invece questa accelerazione ci porta. E questa memoria, per esempio, ci ha fatto dimenticare il nostro passato di emigranti. 60 milioni di italiani che sono dovuti, chi di noi non ha qualche parente che ha dovuto emigrare? Ecco, non ce lo ricordiamo quasi più e non ci ricordiamo tante altre cose che sono passate. Ecco, quindi c'è una invadenza, un'invasione del presente, e anche il futuro è più difficile, premesso che il futuro non lo conosce nessuno, ma in qualche modo, forse in qualche decennio fa, almeno lo si sognava e lo si immaginava. C'era una qualche aspirazione a un'idea di futuro che avrei voluto. Non è detto che ci riuscissi, ma almeno ci provavo. Anche qua c'è stato un profondo mutamento nelle nostre società occidentali, e ancora una volta, ecco, coincide
in modo metaforico anche, un po' col crollo del muro di Berlino. Non voglio certo essere nostalgico del muro, è lungi da me, ma in passato c'erano delle visioni, venivano chiamate ideologie, che hanno portato anche molti danni, lo sappiamo benissimo, però ideologia oggi è una parola squalificata, se ti dicono ideologico è uguale a vetero o qualcosa, però l'ideologia in fondo era l'idea di quale futuro, di quale società io avrei voluto si realizzasse nel futuro, quindi un'aspirazione a volte utopica. Io appartengo a una generazione che ha sognato tanto, ha avuto come l'utopia quasi come compagna di banco quando eravamo giovani, no? Poi se uno non sogna da giovane è l'unica volta che può, deve farlo. E, però almeno c'era una propensione verso un futuro. Con il crollo del muro, intendiamolo sempre come metafora, come epoca, non come... crollano anche quelle cosiddette narrazioni del Novecento, appunto queste idee. E se ci pensate, oggi l'unica ideologia dominante è quella di mercato. Non c'è più nessuno, anche la politica ha il fiato corto, non c'è più questa aspirazione a progettare il futuro. De Gasperi diceva che il politico pensa alle prossime elezioni, lo statista alle prossime generazioni. Ecco, oggi quanti pensano alle prossime generazioni? Forse adesso le prossime generazioni ci stanno pensando loro, ecco, magari con queste manifestazioni per l'ambiente, ma di sicuro noi non ci abbiamo pensato molto, ecco, la nostra per allora. Ecco, questa mancanza anche di futuro e questa mancanza di passato fa sì che viviamo in un continuo presente senza avere più la percezione. E perché questo indebolisce i legami comunitari? Perché i legami comunitari hanno bisogno anche di memoria, anche, dico, e non solo. Un grande storico francese di fine Ottocento, Ernest Renan, in una conferenza divenuta poi un libro tradotto anche in italiano, molto bello, rimane un classico, il cui titolo è significativo, è "Che cos'è una nazione?", punto interrogativo, e mette in discussione molti, un po' dei, anche dei luoghi comuni, no? Lui parte, essendo francese, dicendo la Francia nel suo nome porta una sorta di dichiarazione etnica, Francia è la terra dei Franchi. Poi ci dice Renan, 10, 12, facciamo 15 famiglie in Francia discendo dai Franchi, tutti gli altri non hanno mai avuto a che fare con i Franchi, cioè è già questo. E ci racconta come in fondo l'idea di qualunque nazione nasce da, di nuovo, da un progetto di immaginazione del futuro. Dobbiamo immaginare. E alla fine conclude con un passaggio diventato anche famoso e dice: per fare una nazione ci vuole una forte dose di memoria storica che ci ricordi cosa ci unisce e un'altrettanta forte dose di oblio che ci faccia dimenticare ciò che ci ha diviso. Dobbiamo anche dimenticare le divisioni, le guerre che si sono fatti fra francesi nel suo caso, ma vale per qualunque paese, alle spalle abbiamo solo guerre, quindi... Allora, vedete che è un processo di legame al passato e al futuro che è sempre dovuto all'immaginazione, a un processo simbolico. Ma questa memoria e questi simboli da soli non sempre riescono e sono sufficienti. Non siamo così capaci di tenere insieme tutte queste cose. E allora abbiamo bisogno di qualcosa che tenga viva questa idea di comunità. E che cos'è questo? Sono i rituali. Qualunque comunità ha bisogno di rituali. Rituali che possono essere religiosi, ma possono anche essere non religiosi. Rituale che cos'è? È un qualche evento che si ripete secondo un canone, perché il rituale deve essere ripetitivo, se no non è un rituale. D'altronde lo usiamo anche nel linguaggio comune, no? Quando si dice, ma sì, questo è rituale, si fa sempre così. Ora,
a volte si esagera, ecco, lavarsi i denti al mattino non è rituale, è una buona abitudine, ma ci sono dei rituali, e non è che forse ci accomuna più di tanto, ma ci sono, invece il rituale deve essere soprattutto collettivo, se no non è. Che cos'è in fondo un rituale? Beh, qui ci viene una lezione dall'antropologia, in particolare da un antropologo che si chiama Victor Turner, che negli anni 50 studiò nell'allora Rhodesia, oggi Zambia. Victor Turner studia tra gli Ndembu, popolazione dello Zambia, e in particolare in un momento in cui si deve celebrare il rituale per invocare la pioggia. Comincia a fare, come fanno gli antropologi, a tormentare la gente intelligente con domande stupide, no? A chiedere a queste persone del villaggio, ma davvero il rituale, c'è cioè il sacerdote, che stregone se volete chiamarlo, ma sacerdote, fa cadere la pioggia? E questi lo guardano tutti con un'aria perplessa, cioè tu sei venuto dall'Inghilterra a chiedere se noi crediamo, dai, solo tu ci puoi credere. Allora si pone la domanda, dice, ma allora? Poi la risposta se la dà, e dice, attenzione, perché invece nessuno crede davvero che la pioggia la fai cadere tu? Ma siamo in un contesto ambientale climatico dove c'è una stagione delle piogge e una stagione secca. Dalle piogge dipende davvero la vita o la morte. Se ci saranno piogge ci sarà un bel raccolto e tutti staremo bene. E se non viene ci sarà siccità, carestia, fame e morte. Allora qual è l'importanza del rituale? È esserci. Perché in quel momento noi stiamo vedendo, ognuno di noi come qui sta vedendo, di far parte di una comunità. Se andrà bene saremo tutti contenti. Se andrà male non sono solo. Siamo tanti, ci aiuteremo, qualcosa forse riusciremo a fare. Allora l'importanza del rituale non è tanto nell'efficacia che può avere, ma nel rendere visibile la comunità. Perché se no è solo percepita, no? Qualunque liturgia religiosa è anche fatta per raggruppare la comunità, pregare tutti assieme e contarsi, vedersi. Abbiamo bisogno del rapporto anche faccia a faccia, del vedere di far parte di un gruppo. Perché se no tendiamo a dimenticarcelo, tendiamo a essere presi dalle nostre faccende private, e questo si indebolisce. Ma pensate che non solo le piccole comunità di villaggio, di fede, ma anche le nazioni hanno bisogno dei rituali. Perché ogni nazione il giorno in cui celebra la sua festa deve fare una sfilata, una parata, cioè, con tutte le... Intanto anche lì visualizziamo la gerarchia del potere, cioè il Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato, la Camera, quindi uno, due, tre, secondo il podio delle cariche istituzionali. Anzi, ci sarebbe anche da riflettere sul 2 giugno, parlo dell'Italia, perché sfila le forze armate e non i panettieri, gli infermieri, i medici, gli insegnanti? È perché forse lo Stato si vuole dare un'immagine bellica, e questo forse sarebbe una cosa su cui riflettere. La Repubblica è fatta anche soprattutto di gente che lavora, tutti dovrebbero sfilare. E questo però ci dà l'idea di che il rituale, come dice Turner, è un dramma sociale, ma dramma nel senso teatrale, è la messa in scena della comunità. Noi oggi invece abbiamo sempre meno rituali. Ecco, questo è forse uno dei punti deboli. Abbiamo sempre meno occasioni di ritrovarci, di confrontarci. Un altro elemento che ha contribuito a, diciamo, a indebolire un po' i legami è stata la rivoluzione del web. Allora, è curioso, la rete, il web, è un'entità piuttosto giovane, è maggiorenne appena, stiamo parlando degli ultimi 20 anni, neanche che c'è una diffusione così grande del web capillare. Tant'è vero che non ha neanche ancora elaborato un lessico proprio. Per esempio, il termine communities, che è comunità,
prende dalla sociologia. Però se ci pensate, all'inizio dicevo, la comunità classica della sociologia, quella la prima che viene studiata, è quella territoriale. La rete è senza territorio. La rete non ha un territorio, la rete è ovunque. Non lo so, io posso connettermi adesso con uno di Boston, non c'è spazio tra di noi, non c'è lo spazio. Cioè, se siamo connessi alla stessa ora possiamo dialogare, quindi annulla lo spazio. È un'entità, dicevo, difficile, tant'è vero, la pensiamo come spazio, tant'è vero che usiamo il verbo navigare come se fosse un mare. Gli inglesi usano to surf, ci mettono anche le onde loro, no? Però di fatto non c'è. E il cambio di passo è stato non solo l'inizio della rete. All'inizio la rete era accessibile, fruibile tramite un personal computer che stava a casa. Cioè, finché ero in giro vivevo tranquillo. Poi si è passati allo smartphone e adesso siamo raggiungibili 24 ore su 24. Questo ha cambiato radicalmente, perché ha avviato questo enorme flusso di cui vi parlavo prima, che ci raggiunge nelle nostre tasche. E guardate che non è solo un problema di un cambiamento tecnologico, ma è questo induce anche a un cambiamento culturale e addirittura direi emotivo. Quelli come me, diversamente giovani, si ricorderanno che il telefono una volta era avvitato al muro, nero, di bacchelite avvitato. Se uno ti telefonava non ti chiedeva dove sei, eri lì alla lunghezza del cavo della cornetta, più in là non potevi andare. Se ti telefonava e non rispondevi, pensavi è uscito, e vivevamo tranquilli, io che ero uscito e lui che mi aveva chiamato. Poi qualcuno ha cominciato a complicarsi la vita con le segreterie telefoniche. E già lì ci si sente in colpa. Adesso, ecco, se uno non risponde per 2 ore, l'altro già si è in ansia. Oppure, intanto la prima domanda è dove sei, e uno mente spudoratamente, perché tanto non lo... Ma soprattutto, infatti uno va al cinema, chiude, adesso io ho staccato oltre 2 ore, poi arriva la lista di chiamate perse e uno si sente anche in colpa, no, di non essere più connesso. Ecco, quindi questa idea ha cambiato anche, ha creato ansia. Io dico a volte, gli studenti, siccome mi scrivono per email, io non ce l'ho sullo smartphone, mi scrivono un'email, dopo un'ora mi dicono le ho mandato un'email, dopo 2 ore le ho mandato 2 email, dico, tanto fino che non rispondo, mandane finché vuoi, io rispondo alla... Però capisco perché loro sono abituati in quel modo lì. Ecco, questo però adesso, no, io non voglio assolutamente demonizzare la rete, che è uno strumento formidabile, però che cosa ha creato? Ha creato una diversa tipologia dei rapporti. Io mi piace citare un libro, a chi interessa questo argomento, bellissimo, uscito 2 anni fa in italiano, di Sherry Turkle, che è una sociologa statunitense. Lei è una che da anni studia, lei è una sociologa antropologa che studia all'MIT, al Massachusetts Institute of Technology, quindi curioso come... e studia proprio la parte culturale, l'approccio alle tecnologie digitali. Questo libro è una ricerca condotta tra i giovani dei college americani sull'uso dei digital device. Ed è interessante perché la maggior parte delle risposte di questi giovani per l'uso di questi è che si preferisce la comunicazione tramite WhatsApp, tramite cose, che non faccia a faccia, perché richiede meno responsabilità. E questo è veramente una cosa su cui occorre riflettere. È vero, la conversazione richiede responsabilità, perché se io mi confronto con qualcuno, magari discuto anche animatamente, ha idee diverse, mi devo prendere responsabilità delle mie idee, magari anche cambiarle o cercare di far cambiare le sue. Insomma, prima di arrivare a picchiarci, forse possiamo discutere. Lo stesso vale per una parola, anche qua, mutuata dall'offline e portata nell'online, come l'amicizia. L'amicizia è una cosa faticosa, è bella, ma anche faticosa, perché devi anche farti carico degli amici quando hanno un problema e tenerla viva. Poi è bello, quando tu hai un problema avere degli amici è bello, però non è una cosa così semplice, insomma, è un lavoro, ecco, l'amicizia. E il problema è che tutti noi un po' siamo stati indotti da questa nuova tecnologia a
da un lato a non essere più disponibili a concedere tempi e spazi alla conversazione degli altri. Deve essere sempre più rapida, sempre più veloce, e questo ci porta ad avere sempre meno tempo per l'introspezione, per pensare a chi siamo. E questo, ecco, crea delle difficoltà proprio nella comunicazione. Proprio Sherry Tarkle scrive: siamo troppo indaffarati per dedicare ai nostri amici più tempo di quanto ce ne vuole a mandare un messaggio. Siamo troppo indaffarati a mandare messaggi. Cioè, sembra quasi un gatto che si morde la coda, no? Ecco, dicevo, e soprattutto perché la conversazione faccia a faccia richiede troppe variabili. Ci sono troppe variabili, che sono invece annullabili. Però, che cos'è che viene meno nella conversazione online? L'empatia. La conversazione, un dialogo, non è fatto solo di scambio di parole, ma è anche di corporeità. Noi abbiamo bisogno anche di un linguaggio. Gli italiani più di altri, metà di quello che diciamo lo diciamo facendo gesti. A me se legano le mani non vi dico più una parola, lo dico subito, ecco. E i nordici forse sono favoriti perché usano meno il corpo, ma noi siamo molto teatrali nel nostro esprimerci. Ma anche i francesi fanno tante smorfie con la faccia quando parlano. C'è sempre un accompagnamento. Comunque io se dico a un amico, non so, se un imbecille, se glielo dico ridendo capisce che è uno scherzo, se glielo dico serio forse dice no, mi sta insultando. Cioè, percepiamo il modo di dire, il tono, o anche uno che magari non vuol dirtelo ma c'ha qualcosa che... Questo si perde. Gli addetti alla rete hanno subito inventato le emoticon, però l'emozione non è l'emoticon, l'emozione è qualcos'altro. Intanto l'emoticon semmai è una sintesi di un'emozione precodificata, ma la smorfia che uno si può inventare in una conversazione non esiste, no? Quindi praticamente dal faccia a faccia si è passato allo schermo a schermo in qualche modo, dalla comunità al community, dal sociale al social, e il verbo che oggi domina è bello, condividere. Lasciamo passare l'ambulanza. Con il pompiere. Dicevo. Un'altra. È grossa. Non so se... Ah, questa è qualcosa. Dicevo, ecco, il verbo che oggi domina la rete è condividere. Però attenzione, condividere è una parola bellissima, figuria. Ma quella condivisione non è sempre un convivere. Condividere ha un senso se si convive. Vivere con, vivere assieme, condividere. E qui dobbiamo fare attenzione a quello che ci sta accadendo oggi, perché fino adesso abbiamo parlato della comunità come un qualcosa di positivo, dei legami caldi, ma l'eccesso di legami porta alla chiusura, e noi siamo in un'epoca in cui, a causa di tanti elementi sociali, pensiamo alla fine del cosiddetto stato sociale o al declino del cosiddetto stato sociale, no? Manca l'aviazione, poi sono passati tutti. Dicevo, ecco, non mi ricordo già più cosa stavo dicendo. Lo stato sociale, grazie, l'età. Lo stato sociale, quel welfare a cui ci eravamo un po' abituati nel dopoguerra, le strutture si stanno indebolendo ovunque in Occidente. Viene meno quel supporto che ci dava anche una certa sicurezza, ci si sentiva un po' tutelati, no? Quella che Zygmunt Bauman ha chiamato la liquidità, no, della società, cioè il venire meno di quei punti di riferimento, fa sì che il cittadino si senta sempre più solo,
sempre più isolato, si è sempre meno parte di qualcosa. Lo vediamo per esempio anche nel rapido mutamento dei voti nelle elezioni, un elettorato estremamente fluido che cambia continuamente. Il 7% degli italiani vota nello spazio che c'è tra la casa e il seggio. Questo lo dice Ilvo Diamanti. Questo perché vengono a mancare, ecco, delle certezze, dei punti di riferimento solidi. Questa solitudine porta allora a che cosa? A immaginare di rafforzare i legami interni. Attenzione, oggi il nuovo razzismo si chiama identitarismo. L'identità è la nuova forma, la nuova declinazione del razzismo, perché l'eccesso di comunità porta all'esclusione dell'altro. La comunità ha senso se è aperta all'altro, il che non vuol dire perdere anche le proprie caratteristiche, ma vuol dire saper anche accogliere l'altro, il diverso. Rimane diverso, sì, e con questo posso benissimo convivere entro certi limiti. E invece oggi ce l'ha con noi. Stiamo indebolendo, paradossalmente, retoricamente si parla sempre più di identità, di radici, di attaccamento. In realtà stiamo indebolendo i nostri legami e stiamo anche indebolendo la nostra memoria, perché per quello che ci ho prima. Pensate al fatto di certe dichiarazioni di stampo razzista, xenofobo, che forse 20 anni fa non le avremmo accettate. Ci saremmo indignati, non ci saremmo permessi di accettare certe cose. Oggi passano, e se passano è perché non ci sono più o si stanno indebolendo gli anticorpi della vera comunità. E guardate che quando una dichiarazione anche forte è passata, poi la metabolizziamo, la volta dopo si può dire di peggio, perché l'asticella della sopportazione, come il veleno, è stata alzata, si può andare oltre. Ecco, la paura forse che oggi dobbiamo tutti avere è questo, che da un lato si vuole chiudere l'identità dentro un'entità naturale, le radici, come se i diritti vengano solo dal fatto di essere nati in un posto e non invece in un altro, e come se invece la comunità non fosse un continuo processo di elaborazione. Renan dice alla fine: la nazione è un plebiscito quotidiano, vale per qualunque comunità, funziona finché ci crediamo, ma crederci vuol dire davvero riconoscersi in sé, ma aprirsi all'altro. Andiamo verso la fine. A me piace sempre citare una metafora usata da Ludwig Wittgenstein, famoso filosofo austriaco, il quale in uno dei suoi pensieri strampalati si fa una domanda: un recinto aperto è un recinto? Wittgenstein è un logico, si dà anche la risposta e dice sì, perché per gran parte assolve alla funzione di recingere. Ecco, le culture, le comunità, qualunque esse siano, sono dei recinti aperti. Tutti noi cresciamo in una comunità in cui impariamo a parlare, a comportarci, certe usanze, a mangiare, c'è tutta una serie di cose. Però in quel recinto può entrare gente che viene da altri recinti. Noi possiamo uscire, andare a visitare altri recinti, tornare a casa. Tutta la storia dell'umanità è fatta così. Non siamo mai stati fermi. Tutti siamo debitori e creditori di altre comunità. Qualcuno forse l'ha visto recentemente, hanno fatto un sondaggio provocatorio chiedendo a molta gente: preferite usare i nostri numeri o quelli arabi? Nessuno vuole usare quelli arabi. Ecco, per dire che a volte non abbiamo neanche coscienza di quanto dobbiamo agli stranieri. La parola algoritmo, quanto mai di moda oggi, è debitrice di alcurizmi, matematico persiano del 1400, mi sembra. Quindi cioè, siamo tutti mescolati e multiculturali. Il problema è che quando invece il confine diventa muro, ecco, allora qui la comunità finisce per diventare asettica, sterile e
dissolversi, estinguersi, non ha più il vero valore della comunità. Purtroppo noi stiamo vivendo in un'epoca di muri. Vi faccio un'idea, ritorno al muro di Berlino. Per ogni chilometro di muro di Berlino abbattuto sono stati costruiti 142 chilometri di muri dopo il crollo del muro di Berlino. Questo ci dà l'idea che cosa siamo. Allora, torno all'immagine di quel ponte di Mostar. Quel ponte è stato abbattuto dall'artiglieria serba nel 91, non perché fosse strategico, è un ponte dove si passa a piedi, non dava fastidio a nessuno. È stato abbattuto perché era un simbolo, perché si voleva abbattere la volontà di stare assieme di quelle comunità che per secoli aveva retto. Per questo è stato bombardato, non certo perché strategicamente fosse importante. E allora, proprio in un'epoca di muri, mi piace ricordare le parole che scrisse Alexander Langer. Qualcuno di voi se lo ricorderà, fu altoatesino, anche deputato, scomparso prematuramente. Proprio durante la guerra dell'ex Jugoslavia, un bellissimo saggio che si intitola L'Europa o inizia Sarajevo o non sarà, e forse aveva ragione. E Alexander Langer a un certo punto dice: bene, dobbiamo costruire ponti, non muri. Noi riusciamo a costruire ponti? Facciamoci contrabbandieri. È bellissima questa immagine, cioè, ma lui dice contrabbandieri di coscienza. Ecco, le parole di Alexander Langer oggi sono quanto mai attuali. E io adesso chiamerei Giulia. Dov'è Giulia? Ecco che Giulia arriva. Perché volevo salutarvi con una breve filastrocca. Siccome io non so leggere, avevo chiesto a Giulia di recitarla. Prego. C'era una volta un piccolo paese, di cui scusate, non ricordo il nome. C'erano le case, le strade, le botteghe. Quel che mancava erano le persone. Piano piano erano andati via tutti, chi per vie nuove, chi per la strada nota. Sembrava un nido senza passerotti, sembrava proprio una conchiglia vuota. Un giorno vennero qui da tutto il mondo per vedere cosa ci aveva regalato il mare. Due statue grandi, due corpi da guerrieri. C'erano tutti ad applaudire e a festeggiare. Quando quel mare poi ci regalò persone che non erano statue e non erano eroi, nessuno venne a spendere il suo nome. Su quella spiaggia eravamo solo noi. Si diede pane e dignità a quella gente. È casa vostra, è qui il vostro arrivo. E poco a poco, tra le molte indifferenze, quel paesino tornò a essere vivo. Finestre aperte, viuzze sorridenti, la terra sembrava essere rinata. Era un paese dai colori differenti. Erano giorni di luce colorata. Un giorno poi, per l'invidia di certa gente, si svuotò la piazza, la scuola, i banchi. Non tutti amavano quelle differenze, volevano stare solamente tra i bianchi. Ma son sicura, in qualche angolo di mondo, i bimbi giocheranno ancora in qualche piazza. Forse faranno un grande giro tondo, senza sapere cosa vuol dire razza. C'era una volta un piccolo paese, non mi ricordo il nome, mi dispiace. Ce l'ho qui, sulla punta della lingua. Ricordo però che faceva rima con pace. Grazie. Grazie a tutti. Bene, ringraziamo per questo, averci illuminato quello che è il discorso della rete, della comunità e del sociale.
Dicevamo che senza punti, ci diceva, no? Che senza punti di riferimento, senza una rete sociale solida, non si hanno punti di riferimento e ci si va disperdendo. Eppure sembra proprio che il sociale, quando diventa social, ci aiuta in questa dispersione. Allora, adesso abbiamo ancora qualche minuto, se...